comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. E sei a Pamuk, gol Arkadiusz Milik. Arkadiusz! Mi sembra tutto regolare. Grande Napoli, 1-0. Però vi sono sincero, mi sta passando Genova per il partito, ma non Ronaldo, proprio in campionato. Non c'è motivazione, chissà perché. Sempre lui, sempre Milik, grande Milik, e sono due. Gioco, senza avere fretta, muccoli mo, vamos Napoli, vamos. Del nostro Trilli, mamma mia, io però sammi quando papà ne chiamaca. Facito, lo dice, ma stammi quando proprio una chiavaca. Ma stiamo uscendo in palla sta partita. Scusate dove il termine, ma il nostro Trillo è bobo. Mamma mia, ma come si fa? Mi ha pigliato tutti i colasci quando ci sta Coulibaly. C'è pare la differenza. Ma dalla coppa prima palla, grande Trilli, ti amo Trilli, ti amo Trilli, Trilli, grande Napoli, anzi no, grande risultato. Bambò, ci mancano di 2 minuti, più recupero, ma stammi quando una merda, non mi piace. Buonasera, voglio a Forza Napoli sempre. Allora, Napoli-Bologna finisce 3-2. Miracolo, dopo una partita di merda, perché sinceramente a me non mi è piaciuta questa partita. Non mi è piaciuta perché troppo leziosi, Vajrit, che c'è quel Cagliacon che parliamoci chiaro. Sta nel campo tanto per dobbiamo proprio intervenire sul mercato, che non è cosa. Grande Milik che ha fatto la doppietta, è il nostro Trilli, immenso Trilli, che io lo amo all'infinito a Trilli. Maronna mia, comunque una partita proprio sottotono, vi sono sincero, il Bologna non meritava di perdere questa partita, perché se l'è sudata, un pareggio sarebbe stato ovviamente giustissimo, un pareggio, non dica vittoria il Bologna, no, però un pareggio sarebbe stato giustissimo, perché Napoli poteva fare ma molto di più, ma non l'ha fatto. E quindi per come si è svolta la partita, e all'ultimo stavamo pure pareggiando ancora 3-3, proprio facciamo il gol e poi dopo lo subiamo senza Coulibaly, Guaiula, Dredd, perché abbiamo preso 2 gol da proprio da gallinelle. Ma quando non c'è Coulibaly, Guaiula, è inutile che ne parliamo. È inutile che ne parliamo, perché adesso Coulibaly là dietro dà proprio una garanzia scritta e firmata, non ci sta niente da fare. Voglio. Poi, come avete visto nella reaction, mi sta passando pure la voglia di guardare questo calcio, vi sono sincero, non è per qualcosa, ma mi sta passando proprio la voglia, a parte lo schifo che è successo a Milano. È fuori allo stadio, e poi sempre a vedere queste cose qua. Io vi invito ad andare sul mio Instagram, e ho fatto proprio un piccolo spezzetto di video, perché ho visto un po' la partita della Rubendus, e sinceramente l'ho detto pure là,
è impossibile, è impensabile che noi possiamo arrivare alla Juve, per carità, è impensabile, lo dico stesso io, però basta, basta questa farsa, questo schifo, basta questa, ma è proprio uno schifo vero e proprio, ma cosa volete, cosa, che volete Truan? Allora, ve l'ho detto stesso io, che sono 9 punti e già non c'è. Che volete, i record, coppa ricordi, più false e ancora non falsato. Che volete? Cosa volete? Mo spiegate a me. Chi gliate truanno? Cosa volete voi? Niente di niente, un rigore per la Juve. Ma non so che lo ricordo. Ma che si è andata agli obbracci? E poi addirittura avete detto nemmeno quello della Samp c'era, vabbè. E guardatevi un po' la differenza tra uno e la differenza di un altro. Quello che alza il gomito così, una cosa è che alza il gomito così e lo prende qua, e quindi già sta distaccato dal corpo, distaccato, è una cosa che sta qua e quello lo prende in questa maniera qua. Qual è più rigore? Questo o questo? Allora forse non ci siamo capiti, forse non avete capito. Io perciò mi è venuto proprio lo schifo, la guardavo sta partita, ma non con tanto entusiasmo. Abbiamo vinto, sono contento, per carità, teniamo all'Inter a 5 punti di distacco. Come ho detto, questa partita non meritavamo di vincerla, per carità, anche se comunque hanno fatto un paio di interventi con Mertens, quel paratone, Kayekon, che se... ma io, per carità, queste partite qua, con tutto rispetto a Bologna, che oggi ha giocato una grandissima partita, con tutto rispetto a Bologna, ma noi andiamo a massacrare per come giochiamo. Sono 4-5 partite che giochiamo sotto tono, o è la stanchezza fisica, o è mentale, io non ho idea, io sinceramente, però ve l'ho detto, a me sinceramente mi sta passando la voglia, un po' veramente mi sta passando la voglia, perché ma capite che questo campionato è falsato, è schifoso, che ovviamente già si deve, però basta, sono 9 punti, basta, abbiamo capito, non incrementiamo altre schifezze, altre cose, e poi andate a trovare il pelo nell'uovo per quel fuorigioco, andate proprio a guardare il pelo nell'uovo di quel fuorigioco, che quello stava rientrando quando, ma già vedo io agito, ma guarda che andate a guardare. La verità, ma pensavo che eri venuto a guardare, no? Che stavo in coppo, c'è, cioè, sei tu. La nonna sta facendo una cacca, eh no, è fuori gioco, non ci guarda, è fuori gioco. Ma perché voi guardate tutte queste cose quando il VAR, ovviamente, in questi casi, perché guardatelo poco, ecco, questa è la differenza che voi non avete capito. C'è un sistema talmente organizzato con voi, ma talmente organizzato con voi, che stesso voi non vi rendete conto. Stesso il merdoso qua, purtroppo è cosa le dice in faccia, e voi mi soffrite, il merdoso qua, come lo chiamate, purtroppo per dire la verità, siete una squadra proprio... la più schifosa e corrotta che c'è sta in coppa la faccia la terra. Voi in Italia come andate? Quando andate in Europa facete figure in merda, perché in Europa vince il Real Madrid o il Barcellona, tutti questi squadri, loro hanno il potere, tra virgolette. Ve ne siete resi conto con il pallone d'oro, perché Cristiano Ronaldo, se non stava nella Juve e stava nel Real Madrid, quest'anno il pallone d'oro andava di nuovo a Cristiano Ronaldo. Mettete per il caos. Perché non è andato a Cristiano Ronaldo? Perché non sta a quei poteri là? È andato a Modric, quando ci stavano pure altri calciatori che lo potevano prendere. E stendiamo un velo pietoso con questa cosa qua. E quindi che speranza tenete voi? Che speranza? Il merdoso, le cose ve le dice in faccia. Il merdoso, perché voi il merdoso lo soffrite, voi il merdoso ve lo sognate pure la notte, e il merdoso vi butta nel cesso, perché il merdoso vi fa capire quanto siete ciesse da indocesse.
basta questo schifo, abbiamo capito questo schifo, questo campionato falsato, ma basta, io vorrei capire un po', ve l'ho detto, guarda quando scatta, perché come vi avevo detto, c'avete un sistema talmente organizzato, talmente sincronizzato, che quando bisogna rubare, quando alla fine devono buttare il fumo negli occhi, ce lo buttano negli occhi, e ovviamente, sai, palleggiano per non fare tanto boom. Ma in questi casi, visto che la Samba aveva pareggiato con un gran gol, e ovviamente sono andati a vedere il pelo nel culo di, come Bip si chiama, quello che rientrava, che ridicoli a 360 gradi. Ridicoli a 360 gradi. Non se ne può più, voglio, non se ne può più. Un po' merdoso è così. Ciao, voglio un bacio. Forza Napoli, sempre.